Una nuova puntata di Spunti e Spuntini. Noi iniziamo subito facendo il quadro dell'attualità di Arezzo e provincia. Quest'oggi torniamo ad avere in collegamento il collega Federico D'Ascoli. Ciao Federico. Buongiorno Maria Stella, buongiorno ai telespettatori. Allora, partiamo subito, ovviamente facendo l'aggiornamento del contagio Covid e soprattutto facendo il focus su questa riunione che c'è stata ieri sera tra i sindaci dell'Aretino e il presidente della Toscana Eugenio Giani in merito a questa zona rossa. Sì, diciamo che la decisione ancora è da prendere perché sarà presa venerdì, però insomma i numeri purtroppo sono, se non in crescita negli ultimi giorni, sono costanti intorno a 100 casi al giorno e quindi credo che purtroppo Arezzo e Prato in Toscana dovranno pensare a una restrizione, se sarà una zona rossa to cure oppure, come si legge su qualche quotidiano, dei weekend, insomma a livello nazionale, almeno nel weekend sicuramente dovremmo pensare a sabati e domeniche chiusi tra le mura domestiche, sperando che non sia una zona rossa to cure. Purtroppo i numeri di Arezzo già da qualche settimana sono abbastanza preoccupanti e non stanno assolutamente migliorando. Quindi dobbiamo aspettare venerdì per avere l'ufficialità o meno di questa zona rossa che potrebbe piombare sì, anche su Arezzo? Credo di sì, anche se purtroppo non c'è da essere troppo ottimisti. Purtroppo ci siamo visti qualche giorno fa e non ci sono grandi novità sulla campagna vaccinale, che è l'unico argine vero all'espandersi del virus. Purtroppo in questo anno abbiamo visto che mascherine e altri strumenti di protezione personale hanno sicuramente un'importanza, ma non sono decisivi per fermare il contagio. E purtroppo è un altro tema, insomma, che affrontano stamani tutti gli organi di informazione. Vediamo che ad esempio la RSA di Prato Vecchio, nonostante sia partita la campagna di vaccinazione, poi purtroppo nelle more tra la prima e la seconda dose, anzi avendo ricevuto le due dosi, ma insomma ci vuole poi comunque un tempo per immunizzarsi, insomma ci sono una decina di ospiti positivi e purtroppo sappiamo che quando il virus colpisce persone fragili e anziane come quelle che frequentano le RSA o come si diceva una volta gli ospizi, possono avere anche effetti molto, molto tragici e drammatici. Speriamo che non sia questo il caso e che il vaccino almeno lenisca questi effetti. Infatti risulterebbe che molti di questi positivi siano asintomatici o a bassa carica, come diciamo, però insomma purtroppo non ne usciremo finché non ci sarà davvero una vaccinazione di massa e sarà possibile fare una vaccinazione di massa. Certo, di buono mi viene da dire c'è che sta andando avanti il progetto Territori Sicuri, che porta lo screening di massa in vari comuni ed effettivamente è un buon metodo per cercare di tracciare un po' la popolazione e cercare di arginare il virus. Questo è un aspetto positivo. Sì, no, sono tanti gli aspetti positivi. Devo dire che nonostante le difficoltà la nostra sanità sta rispondendo in maniera direi abbastanza positiva. Poi è chiaro che ci possono essere situazioni difficili, ci possono essere anche contrasti sulle strade da prendere. È chiaro che il controllo è lo screening, quindi è il primo punto, purtroppo non basta, insomma, certo. Conto che controllarsi non basta perché non siamo più nelle condizioni di tracciare i contatti che ognuno di noi ha comunque in una vita normale, quindi c'è bisogno, come dire, forse di fermarsi ancora un attimo, sperando che la bella stagione, così come è successo lo scorso anno, indebolisca un pochino il virus e ci mettiamo insieme l'indebolimento legato alla stagione estiva e finalmente insomma una campagna vaccinale che abbia un senso e dei numeri importanti. Speriamo insomma che
come ci viene detto a livello nazionale, insomma, la fine dell'estate sia anche, come dire, l'inizio di una normalizzazione di una situazione assolutamente emergenziale. Eh sì, lo speriamo, Federico. A questo punto io con te però vorrei cambiare argomento, perché lunedì è stata la giornata internazionale della donna, e quindi parlare di questa notizia oggi, a solamente 48 ore di distanza dall'8 marzo, fa un po' male, ma dobbiamo parlarne, perché dobbiamo tutti noi pensare alle tante donne che purtroppo continuano ad essere vittime di violenza e anche di stalking. Ne è un esempio Maria Elena Boschi, che proprio in queste ore è nuovamente stata vittima di questo genere di violenza. Sì, ha denunciato uno stalker. Era già successo nel 2017 ed era stato incriminato in quel caso un quarantenne fiorentino, se non ricordo male. Purtroppo è un male di questi anni, e diciamo che questo 8 marzo è servito più che a donare mimose o a avere gesti formali, a analizzare questo problema che ha varie forme, come hai detto giustamente, che vanno dallo stalking, quindi dalle molestie, volendo usare l'italiano che è una bellissima lingua, fino ad arrivare alla violenza vera e propria. È chiaro che un personaggio pubblico come Maria Elena Boschi è più esposta rispetto ad altri a questo tipo di molestie, anche facilitate in qualche maniera dai social network e dalla presenza sui social network, che in qualche maniera non vanno demonizzati, ma insomma facilitano questo tipo di atteggiamenti assolutamente da condannare. E non è purtroppo la prima donna, insomma ci sono molte, diciamo anche in altri ambiti, molte donne. Leggevo proprio ieri Maddalena Ghinea, che è una showgirl, insomma, che è ha raccontato di essere, il suo profilo Instagram è stato hackerato e è stato utilizzato per fini, insomma, abbastanza poco convenienti, e quindi insomma la solidarietà sicuramente va all'ex ministro Boschi, e speriamo che internet e comunque social network, secondo me, non possono essere un terreno franco in cui non ci sono regole, un far west, ma bisogna stabilire le regole che esistono nella società civile. Non si può pensare che su un social network si può dire, fare, scrivere quello che si vuole, contando sull'impunità dell'anonimato o comunque delle difficoltà che ha la nostra giustizia a perseguire, esatto, quelli che vanno considerati assolutamente, anche se sono, come dire, solo parole, ma vanno considerati assolutamente dei crimini. Esatto, Federico, la penso come te. Noi a questo punto ci salutiamo, ma ci rincontreremo sicuramente prestissimo. È sempre un piacere fare il quadro dell'attualità con te. Ciao Federico, buon lavoro. Grazie mille, ciao Maria Stella, buon lavoro a te. A questo punto la linea passa a Diego D'Ippolito per il suo primo spunto di quest'oggi. Diego intervisterà Lucia Tanti per fare appunto il focus sull'incontro di ieri sera che si è svolto tra i sindaci dell'Aretino e il presidente della Toscana Gianni.